Cari amici, bentornati in questo nuovo episodio. Ricominciare da sé, concentrarsi su di sé, pensare prima di tutto a se stessi. Sono tutte frasi bellissime dal profondo significato, ma nel momento in cui dobbiamo metterle in pratica, perdiamo un po' la bussola perché non sappiamo cosa fare di concreto. E allora è di questo che oggi parleremo, per capire quali sono le azioni pratiche, un po' più pragmatiche e concrete per riconcentrarsi e ripartire da se stessi. E mi piace iniziare questo discorso citando la famosissima frase di Gandhi: "Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo", che non significa soltanto di diventare l'esempio, di fare da modello per le altre persone per farti seguire e cambiare il mondo, ma significa anche incarnare prima di tutti gli altri quello stesso cambiamento, viverlo dall'interno per poterlo poi far fluire e uscire verso l'esterno e farne così esperienza, un'esperienza che quindi riguarda prima di tutto la tua persona. Allora facciamo un ragionamento al contrario, cioè cosa vuol dire partire dagli altri? Partire dagli altri è spesso sinonimo di voler cambiare gli altri e questo porta a tre grandi risultati. Il primo risultato è che non è possibile, per quanto tu possa provarci, non puoi riuscire a cambiare gli altri. L'altra persona può cambiare, ma soltanto nel momento in cui sarà un suo desiderio farlo e non lo farà per qualcun altro, non lo farà per te. Ma semplicemente lo farà perché troverà un beneficio per la sua vita e quindi il cambiamento avverrà semplicemente per se stesso. E allora bisogna rinunciare a questo tentativo inutile di voler cambiare gli altri. Anche perché, questo mi porta al secondo punto, quando vuoi imporre in un certo senso il tuo modo di vivere, il tuo modo di vedere le cose, c'è un implicito. E questo implicito è un giudizio, cioè dire, pensare e sentire che l'altro non va bene. L'altro è da aggiustare, tra virgolette, è da correggere, come se fosse una persona rotta. Ecco, questo giudizio non porta a niente di buono, perché fa in modo che la tua visione delle cose sia con te in alto, in una posizione di superiorità, mentre l'altro è qualcuno che può solo dipendere dalla tua, in un certo senso, magnificenza. Ecco, questo porta ad un terzo risultato, cioè il fatto di sprecare tante energie. Non importa desiderare di cambiare gli altri, abbandoniamo e abbandona questa sindrome del supereroe, della Croce Rossina, di voler salvare gli altri dai pericoli. Quello che è importante è che di fronte a una bruttura che è presente, che manifesta l'altra persona, tu riesca a guardare oltre, riesca a cogliere quali sono le risorse, le potenzialità che si trovano già all'interno dell'altro, quindi a cogliere la sua bellezza e a rispecchiarla. E allora, andiamo adesso nel vivo e nel concreto. Cosa vuol dire quindi ripartire da sé? Prima di tutto vuol dire mettersi in una posizione di ascolto. Un ascolto che non si ferma in superficie, cioè che non vede soltanto ad azione che corrisponde reazione. Puoi incontrare una persona arrogante che ti fa arrabbiare. Ecco, questa è una reazione che avviene in modo del tutto automatico. Ma sarebbe utile invece chiederti come mai mi arrabbio. Allora, probabilmente un'altra azione automatica sarà quella di pensare perché hai ragione, perché non è giusta l'arroganza, bisogna essere persone umili, una serie di insegnamenti che hai ricevuto, la cultura che ti influenza. Allora, questo va bene, ma andiamo ancora più in profondità. Come mai? Qual è il motivo che ti fa arrabbiare? E poi chiederti anche, ma tu sei stato mai arrogante? Ci sono state delle occasioni in cui ti sei manifestato con arroganza rispetto agli altri? Ecco, questo è un'operazione di ascolto profondo di te, che ti permette di conoscere tutte le tue parti, non soltanto un pezzo, ma avere una visione globale di te. E quando conosci le caratteristiche che ti rappresentano, le tue parti, puoi scegliere se manifestarle oppure no. Fin quando non ne prenderai consapevolezza, invece, loro avranno il completo controllo, decideranno loro quando mostrarsi. Ecco allora che sentire queste tue parti ti porta poi a una riconnessione più profonda. E quindi, secondo punto, è quello di ascoltare e sentire i tuoi bisogni, le tue necessità. Questo è qualcosa che
a volte non accade, ci si presenta in modo aggressivo oppure passivo, quindi manifestando con violenza oppure reprimendo le proprie necessità, ma l'ideale è la posizione di mezzo, la posizione dell'assertività, in cui si dice ciò che si prova e si comunica ciò che si sente, lo si manifesta affinché anche le altre persone possano aggiustare il tiro e affinché si possa andare verso una direzione unica. Questo è quello che non succede di norma in molte coppie, perché quello che succede è: che hai? Ti vedo un po' seccata. No, no, niente. Oppure questa è molto femminile, la controparte maschile è quello: ma ti posso aiutare? Ti vedo in difficoltà. No, non c'è bisogno, faccio tutto io. Ok? Quindi, quando siamo in una posizione di bisogno, comunicarlo, essere assertivi, avere il coraggio di far uscire queste nostre intenzioni dall'interno verso l'esterno in modo da potersi allineare. Perché ogni persona, diciamocelo, ha una propria visione del mondo che è diversa di persona in persona. E quindi il modo per cercare di farle allineare, di farle corrispondere l'una con l'altra, è quella di aggiustarsi passo dopo passo, altrimenti ognuno andrà per la propria direzione e ognuno raggiungerà destinazioni diverse, quindi avverrà una separazione in questo senso. E l'ultimo punto è quello di avere degli obiettivi. Di nuovo, torno al discorso di prima. Degli obiettivi che non siano buoni per gli altri, non fare qualcosa per le altre persone per piacere, ma obiettivi che siano prima di tutto utili a te stesso, come persona. Obiettivi che ti rendano autentico, vero e che ti facciano andare nella direzione che tu desideri. In questo senso, allora bisogna ascoltarsi ancora una volta per allinearsi con i propri valori, i propri desideri, le proprie necessità intese come direzioni e propensioni verso il proprio futuro. Ecco allora che in questo modo puoi iniziare a coltivare quello che ti piace, coltivare le tue passioni, costruire le tue abitudini, le tue routine, dallo sport alla vita privata alla vita professionale, in modo da costruire prima di tutto il tuo benessere personale. Perché, diciamoci la verità, è vero quando si dice che prima di star bene con le altre persone bisogna star bene con se stessi. Prima di manifestare amore verso gli altri bisogna amare se stessi e questo può essere un modo pratico per iniziare a farlo, altrimenti si ricade in meccanismi e in relazioni di compensazione, dove c'è un vuoto, allora si sceglie la persona che può andarlo a colmare, a ricoprire, ma una relazione di questo tipo a un certo punto si esaurisce, nascono altri bisogni, altre necessità, altri aspetti che fanno sì che crolli poi e che non si regga più su se stessa. Allora, siamo arrivati alla fine di questo episodio. Se ti è piaciuto, ti invito come sempre a condividerlo con le persone che possano trovarlo utile, così come ti invito ad unirti al nostro training alla gioia su WhatsApp. Basta mandarmi un messaggio al 329-3211-971, ti lascio tutti i link comunque nei commenti e in descrizione, con scritto la parola consiglio e in questo modo iniziare a ricevere anche tu, come tante altre persone, ogni giorno uno stimolo per la tua crescita e per ripartire da te stesso. Un abbraccio, alla prossima!